una ripresa e alcuna ricostruzione dopo una crisi così pesante senza ipotizzare alcuno sviluppo delle infrastrutture. Ovviamente in queste settimane ci stiamo concentrando tantissimo sullo smart working, come se peraltro si organizzasse da solo, perché molte imprese, sia pubbliche che private, fino a un mese fa non facevano alcun tipo di smart working, poi di colpo sono trovate a gestire questa emergenza, che sicuramente segnerà un cambiamento radicale, ma che se non venisse poi organizzato e costruito in una certa direzione, probabilmente non produrrebbe nulla. Ma per fare smart working c'è bisogno di quello che noi diciamo da molti anni, e cioè lo sviluppo infrastrutturale della rete tecnologica, su quale l'Italia, ahimè, è moltissimo in ritardo. 7.000 distretti industriali, quelli che una volta, come dire, concentravano un po' la ricchezza imprenditoriale del paese, ancora non hanno la banda larga, e soprattutto al sud, se si liberassero una serie di hotspot gratuiti, si genererebbe un PIL potenziale di 1,5 punti in più, che è un tema su quale tu peraltro hai indagato moltissimo nell'ultimo anno, fatto la fortuna per esempio di paesi come l'Estonia.